non posso continuare così. C'ho 20 anni e non riesco più a utilizzare il mio corpo. Io ero ossessionato dal movimento, dalla performance umana fin da piccolo. L'ho ripartita da un'esigenza personale di dire: ma come faccio a tornare a correre senza farmi male? Niente ragazzi, la mattina è iniziata col botto in tutti i sensi. Alle 8 mi bussano alla porta, l'americano della casa a fianco mi dice: I'm sorry, I crashed your car. Oh, è andato a sbattere con la macchina, ritirata ieri sera alle 7, pronta, pulita, lucidata per il viaggio, ci è andato a sbattere. È così, bianco. Con la tuta è venuto dall'esercito, se ne doveva andare in caserma, sudava, sembrava che avesse ammazzato qualcuno, invece aveva fatto solo dare alla fine anche una piccola bozzetta, quindi niente di che. Alla fortuna ci sono le assicurazioni, fortuna si risolve tutto, però ragazzi, la legge di Murphy, dovevamo partire alle 12 in punto, invece alla fine siamo partiti alle 12 e tre quarti, 12 e 50, così. Mi sa che l'americano si chiama proprio Murphy, John J. Murphy. Dentro lì dentro il fatto. Verso Ferrara, direzione Cervia, direzione Fantini Club a Cervia. Ma sai che era un pezzo che non viaggiavamo per lavoro? Da ultimo viaggio col team, concorre naturale per lavoro, è stato fine febbraio, 20 febbraio, questo è, poi ho fatto dei viaggi, però questo è il primo viaggio da febbraio per correre naturale. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche con i mille imprevisti, siamo arrivati addirittura in largo anticipo. Tempo per un caffè ci sta sempre. E pronti per questa presentazione. Vediamo un po' togliere la ruggine dagli eventi dal vivo. Perché quello che vogliamo fare con Correre Naturale è portare una cultura della corsa. Infatti c'è scritto Correre Naturale Running Culture, quello è un po' il payoff. Running Culture perché negli anni non si è fatta mai una vera e propria cultura della corsa. Si è passato a correre, tutti sono passati a correre, passatemi il termine, la massa è passata a correre dopo che la corsa era solamente per i corridori. Oggi si chiama corsa qualcosa che corsa non è. Questo che vuole portare la cultura della corsa, vuole far capire alle persone che cosa vuol dire correre. Perché siete d'accordo con me che sciare e scendere da una pista da sci sono due cose diverse. Nuotare e muoversi in avanti su una vasca da 25 metri in piscina sono due cose diverse, giusto? Quindi dobbiamo andare a definire i termini. Correre e percorrere una distanza nello spazio sono due cose diverse. Io posso muovermi nello spazio in un modo che mi porta ad andare avanti, a fare 2 chilometri, a farne 5, a farne 42, 100 o quello che sia, ma non necessariamente sto correndo, non necessariamente sto usando il mio corpo, la mia anatomia nel modo corretto. L'80-90% delle persone, per cento dei corridori al mondo, siccome non sta correndo male, di conseguenza si fa male. È come dire che mangiare fa male. Se andiamo a vedere, la maggior,
non so che altissima percentuale della popolazione è obesa, allora possiamo dire, guarda, per l'essere umano mangiare fa male, non mangiare più, respira e bevi, e è risolto. No, qui bisogna fare cultura, educazione, e quindi facendo l'analogia col cibo vado a insegnare come mangiare, vado a insegnare alla persona come prendersi cura, come alimentarsi. E nella corsa devo portare un'educazione, devo fare una cultura, quello che ci siamo prefissati noi, perché non lo faceva nessuno, negli anni non l'aveva fatto nessuno, abbiamo detto come facciamo a educare le persone a potersi permettere di correre, e qui c'è scritto, fino a 100 anni, non è un... è ambizioso, ma è dove stiamo andando, siamo in un periodo storico in cui la vita media si sta alzando sempre di più, la qualità della vita sta precipitando in picchiata. Perché? Perché non stiamo facendo, dalle generazioni che stanno venendo su, ma anche alle nostre generazioni, più cultura su niente. Nella corsa, che succede? Siccome è una nostra forma di locomozione, possiamo uscire e farla perché ce l'abbiamo insita in noi stessi, così come camminare, quello che diciamo nella corsa possiamo riportarlo nella camminata. Prese 100 persone, forse il 5% cammina bene, e che non lo sappiamo, e continuiamo a camminare perché possiamo farlo. Però poi tutte le problematiche che vengono fuori, uno non le imputa al fatto che sta camminando male, ma tralasciamo la camminata, andiamo sulla corsa. Quindi usciamo e mettiamo un piede davanti l'altro. Non ponendoci il problema che dobbiamo imparare a farlo nel modo corretto, ma addirittura non ponendoci il problema se sappiamo farlo. La gente esce e corre, ma so se lo sto facendo bene? Mi sono fatto vedere da qualcuno, ho le competenze necessarie per capire se sto correndo bene. Correre è naturale, sì, ma viviamo come esseri umani da zoo, definisco io, e non siamo noi più naturali. Quindi è ovvio che se vado in Kenya oggi vedo delle persone che corrono in un modo naturale, perché l'hanno questa abilità, se la sono portata avanti fin da quando sono piccoli, hanno vissuto uno stile di vita completamente diverso dal nostro, dove ci sediamo già a 6 anni, 6, 8, 10 ore su una sedia, facciamo la vita dell'impiegato, a 6 anni il bambino inizia la vita di fantozzi, quindi se io faccio la vita di fantozzi, poi la mia abilità motoria, le mie competenze motorie sono quelle di fantozzi, se faccio la vita di Tarzan, le mie competenze motorie restano quelle di Tarzan. Quindi qui c'è il divario del perché arriva una persona che a 20 anni, 25, 30, 40, 50 non sa più correre. E poi c'è tutto il mondo dell'allenamento. So allenarmi? Perché anche qui, non essendoci stata una vera e propria cultura dell'allenamento, ci si allena come si allenavano gli atleti 50 anni fa. Quindi sono venute avanti le metodologie di allenatori, di atleti che si allenavano per delle performance, ma la persona comune che non ha investito sulla tecnica, che non fa uno stile di vita da atleta, o magari fin da piccolo non ha fatto quella forma, non si è formato in quel modo, che non ha un corpo pronto per poter correre, non posso metterla a fare ripetute, non posso metterla a fare degli allenamenti ad alta intensità che portano, che necessitano non solo di una tecnica ma di un corpo pronto e di una fisiologia preparata. Che cosa intendo? Di un motore aerobico, di una base, di un volume che possa permettersi di sostenere e ammortizzare allenamenti ad alta intensità. Dietro al corridore c'è un essere umano e molto spesso il corridore è infortunato, l'essere umano è infortunato. Io vedo persone che corrono e hanno problemi, quelle persone sono, i problemi se li portano anche in famiglia e al lavoro. Se la corsa ti crea dei problemi ti sta peggiorando la vita, per me è fallito. Tanti confondono il miglioramento delle performance con la tolleranza a sopportare la fatica. Tante persone che vanno a fare dei miglioramenti, li fanno perché si allenano a sopportare la fatica di più. Se io mi alleno negli allenamenti ogni volta a far fatica, diventerò più bravo a sopportarla, ma non sto migliorando sostenibilmente le mie performance, sto solo tollerando di più la fatica. Quindi ridefiniamo il successo nella corsa, che vuol dire godersela, perché io vedo ogni anno decine di migliaia di persone dal vivo e ce ne sono davvero, forse non arrivo a contarle su una mano, quelle che quando chiedo chi si sta godendo ogni singola corsa dicono che ce la fanno.
ad oggi non, parlo a corridori, non ho incontrato ancora persone che riescono a godersi una singola corsa. Allora è un problema, allora che cosa corriamo a fare? Persone che la usano per migliorarsi la vita. Allora ridefiniamolo, andiamo a togliere questo passo al chilometro come successo, così come metaforicamente dovremmo ridefinire il successo nella vita personale. Non è chi ha la macchina più costosa, più soldi in banca ad aver più successo, ma chi personalmente va a investire sul proprio successo personale. Nella corsa non dovrebbe essere, a mio avviso, il passo al chilometro. Il correre naturale parte da un'esigenza personale, non poter più correre. Come la corsa era una compagna di vita, a un certo punto l'ho persa. Perché? Infortuni, problemi, dolori. E quello che mi faceva bene era diventato un veleno. Allora ho detto, aspetta un attimo, non posso continuare così. C'ho 20 anni e non riesco più a utilizzare il mio corpo. Io ero ossessionato dal movimento, dalla performance umana fin da piccolo. L'ho ripartita da un'esigenza personale di dire, ma come faccio a tornare a correre senza farmi male? E ho riscoperto i miei piedi lì. È lì che mi sono accorto di avere piedi distrutti, a Lucevalgo, dita a martello, e girando il mondo, perché poi dietro c'è una storia personale davvero di riscoperta, nessuno, fino a un preciso momento, mi aveva detto che gli infortuni alle ginocchia, gli infortuni alle anche, dipendessero dai piedi. Ale, andata anche questa. Bellissima serata di presentazione qui al Fantini Club di Cervia, tra l'altro al mare con un'energia spettacolare. Bellissima la serata, ragazzi. Bellissime le domande dal pubblico, l'attenzione. Eravamo anche in diretta su Mondo Triathlon. Tante persone, e finalmente si è ripartiti dal vivo. Dopo tanti mesi mi sono ritrovato a raccontare, esprimere quello che è la mia filosofia, l'approccio al mondo della corsa, al mondo dello sport, allo stile di vita, tutto quello che poi porto avanti con Correre Naturale. Allora, sono davvero contento, soddisfatto, entusiasta, sia perché mi è piaciuta, mi sono divertito in questa serata, sia perché ho visto davvero tanto entusiasmo e soddisfazione anche nel pubblico. Ed è questo quello che conta. E allora, io qui, da questo posto magico, vi saluto. Ciao!